È la prima volta che partecipiamo a questo salone, Salone dell'Innovazione Sostenibile, e abbiamo deciso di partecipare quest'anno perché pensiamo che nell'ultimo anno, perlomeno nell'ultimo anno, ancorché siamo una banca, e quindi la banca non è proprio l'esempio che viene in mente in termini di innovazione e sostenibilità, possiamo dire qualcosa in questi termini. Partiremo con Rossella Di Turi, che è la nostra responsabile comunicazione, che cercherà di spiegare cosa stiamo facendo in termini di riposizionamento del brand, dell'immagine e di iniziative a sostegno del territorio. Passeremo poi a Gabriella Pesce, che è la nostra responsabile marketing, che parlerà di tre soluzioni in termini di sostenibilità, quindi di green e di aiuto al contenimento delle emissioni di CO2. Passeremo poi a Vito La Volpe, che è il nostro responsabile dell'innovazione tecnologica, che vi presenterà un pacchetto di prodotti, di soluzioni digitali con la nostra punta di diamante, con Necta Open, che ha vinto il premio per l'innovazione circa 3 mesi fa. E in collegamento abbiamo il fondatore e amministratore delegato di Peidù. Grazie al dottor Vittorio Sorge, nostro vice direttore generale. E il tema del mio intervento riguarderà l'immagine della Banca Popolare di Puglia e Basilicata e l'innovazione e la sostenibilità. Partiamo subito con il nuovo spot istituzionale che appunto racconta come la nostra banca ha cambiato pelle da circa un anno. In collaborazione con l'agenzia L'Arancia abbiamo ideato questo nuovo spot istituzionale. Se lo lanciamo, poi diciamo 2 parole. Those who want to be like children are really easy to recognize. Connessi è la parola, diciamo, più importante perché significa connessione non solo in senso di innovazione tecnologica, ma anche connessione con le persone. Connessione rappresenta per una banca popolare, la relazione rappresenta per una banca popolare ha un ruolo fondamentale. Connessione non soltanto con i clienti, ma con i vari stakeholders di riferimento. A te è proprio l'importanza che vogliamo dare alle persone. La campagna è stata anche declinata in una campagna stampa. Vediamo qui un filo conduttore, un gomitolo con un colore azzurro che riporta i nostri colori istituzionali. Ovviamente va a ricalcare ancora il ruolo della relazione fondamentale per una banca popolare. Ci tengo a sottolineare anche il logo della nostra banca, che contiene 3 valori fondamentali: la solidità, la vicinanza e la concretezza, che sono 3 assi portanti, voglio dire, nel nostro modus operandi. Ovviamente nel futuro, ovviamente c'è la connessione, quindi l'innovazione, e quindi siamo pronti ad innovare sempre più la nostra immagine e tutto ciò che ruota attorno. Andiamo avanti con il nuovo sito online del 10 ottobre del 2019, con ovviamente un ruolo che non è soltanto un ruolo di vetrina, quindi di notizie soltanto istituzionali, ma un ruolo anche commerciale. La banca che accompagna il cliente in tutte le fasi del ciclo di vita. Innovazione e sostenibilità significa anche un nuovo layout di dipendenze, ideate diciamo con un layout completamente diverso, rinnovato, che pone sempre al centro chi? Il cliente. Passiamo la parola a Gabriella Pesce con il suo intervento. Grazie a tutti. Abbiamo dovuto rivedere il nostro modello di offerta, il nostro modello di business, tenuto conto di questa forte innovazione tecnologica. Per cui nel rivedere questo modello di offerta e nel ripensare ai nostri nuovi prodotti, ci siamo lasciati ispirare da un nuovo concetto che è quello dell'innovability, cioè dell'innovazione più la sostenibilità. Perché soltanto legando indissolubilmente l'innovazione alla sostenibilità riusciamo a creare valore per il territorio, mettendo sempre di più al centro l'interesse del cliente e l'interesse del territorio. In questo nuovo modello di offerta,
abbiamo tre nuovi paradigmi che ci accompagnano, cioè l'ecomobilità, la valorizzazione del territorio e il green banking. Siamo stati la prima banca ad applicare una tecnologia blockchain nel settore del food. Come vi dicevo, siamo partiti dal settore del vino, perché il vino è un settore soggetto a contraffazione. Si stima che nel 2022 un consumatore su due nei paesi extra Unione Europea corre il rischio di trovare una bottiglia contraffatta davanti a sé. Però non siamo stati soli in questo nostro percorso, perché ci sono altri due attori: EZ Lab, una PMI innovativa, e Cantina Due Palme, una cantina storica con più di 1000 soci conferitori che si distingue per la qualità del prodotto e per la storia che ha alle spalle. Possiamo passare la parola a Vito La Volpe. Parliamo adesso di innovazioni tecnologiche. Vedremo anche che, come dire, le applicazioni di cui parleremo hanno un unico protagonista, il cliente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Elenchiamo qui in questa fase introduttiva una serie di applicazioni di cui di alcune di esse parleremo poi più diffusamente subito dopo. Qui ci sono tre applicazioni di cui vi parlerò diffusamente fra un attimo, e sono l'internet banking, che da qualche settimana si chiama BPPB Plus, l'app Valore Mutuo, che è un'applicazione che ci consente di attivare la richiesta di un mutuo direttamente da un'app del telefonino, e in fondo Connecta Open, che è il portafoglio digitale nato grazie alle opportunità che ci sono state offerte dalla PSD2, che è la nuova normativa europea sui pagamenti. Connecta Open, che il 25 giugno 2020, con nostra grande sorpresa, direi veramente un'incredulità, vince la 10ª edizione del premio ABI per l'innovazione nei servizi bancari. Ci rende particolarmente orgogliosi la questione, perché nelle 9 edizioni precedenti il premio era sempre stato vinto dai colossi dell'industria bancaria. Quest'anno invece il premio per l'innovazione ABI vede protagonista una piccola banca dell'entroterra pugliese che si chiama Popolare di Puglia e Basilicata. Io, diciamo, se mi consentite, vi illustro più in dettaglio quello che è Plick. È un servizio totalmente digitale, dare la possibilità a chiunque, diciamo, a tutti i clienti che utilizzano Plick, di poter inviare a chiunque in tutta Europa, senza limite di importo, un pagamento digitale senza dover conoscere le coordinate bancarie. Questo qui rappresentiamo anche molto bene l'esperienza di Puglia Basilicata, che come vedete rende disponibile Plick sia sul mobile sia sul desktop, e soprattutto su Connect Open, che è una modalità, come avete visto, slegata dai normali canali bancari, ma diventa un canale aggiuntivo molto flessibile. Grazie davvero. Grazie a tutti ancora per la pazienza, grazie Donato. Grazie a voi per l'invito ancora. Grazie, a presto. Grazie.